5 aprile, giusto, festa dell'anniversario della liberazione, i Modena City Ramblers, che di meglio secondo me non poteva esserci oggi. Ragazzi, cosa significa per voi questo giorno? È una giornata importante, tante famiglie, tanti bambini, e questa è la cosa più bella, perché significa che si tramanda la cosa, e la cosa più importante è quella, continuare a ricordare, continuare a portare avanti i valori della resistenza, anche se bisognerebbe pensare a questi valori tutto l'anno, non soltanto il 25 di aprile, però intanto che ci sia un giorno in cui concentrarsi solo su questo è una cosa molto importante e molto bella. Ma a proposito di libertà, noi festeggiamo la libertà, la liberazione, giusto? Ad oggi siamo liberi? Guarda, ci girerò un po' intorno perché arrivarci... No, vacci proprio dritto. No, non è semplice. Mi collego alla domanda che hai fatto a Davide. Noi, tutti quelli che sono qua, noi a suonare, tu, voi, tutta la gente che è qua e partecipa, sa benissimo cos'è il 25 aprile, cosa è successo e cosa vuole dire ricordare questo giorno. È necessario continuare a ricordare questo giorno, festeggiare e portare avanti quella che è la missione, insomma, di chi ci ha liberato e chi ha permesso tutto questo. Chi non ha questi valori, e purtroppo sono in tanti, sono quelli che fanno dubitare che possiamo avere un futuro di libertà. Quindi sicuramente siamo liberi, però occhio, perché la libertà è una di quelle cose che non deve essere a tempo determinato. Diciamo che io considero che siamo liberi perché non siamo in catene, però forse le catene mentali ci sono e come. Ma sì, purtroppo ce ne sono ancora, forse è utopia pensare di abbatterle e di spezzarle tutte un giorno, però è quello che dobbiamo cercare di fare tutti, continuiamo a fare questo, cerchiamo di spezzare queste catene mentali, cerchiamo di essere davvero completamente liberi, la missione per il futuro è semplicemente questa. Ragazzi, vi chiedo una cosa, che anche se voi fate musica non politica, però qualunque cosa secondo me facciamo oggi, facciamo anche politica, anche mangiando, anche quando beviamo, anche si respira a volte anche, e di questi tempi insomma. Allora, in questo paese qua, la sinistra che percentuale ha secondo voi? E perché? No, così. Hai detto tu prima, noi facciamo musica e non facciamo politica, facciamo politica respirando, mangiando, facendo musica, vivendo da cittadini in mezzo ad altri cittadini. Queste cose le lasciamo a chi ne capisce, ci pensino loro. Oggi festeggiamo il 25 aprile, facciamo musica e ricordiamo i partigiani, direi che oggi può bastare. Noi in effetti ci occupiamo di portare e di far ricordare tramite le canzoni e tutto il resto una serie di eventi importanti che hanno determinato la bella libertà che abbiamo. A noi piace parlare, cantare delle minoranze, di chi è in difficoltà e tutto il resto. Queste cose non dovrebbero essere proprio soltanto ed esattamente politica, queste cose dovrebbero essere parte integrante di ogni qualsiasi politica. Quindi è difficile veramente oggi parlare di percentuali, di dove stare, dove andare, perché molta confusione c'è. Si spera che grazie anche ad eventi come questo almeno si capisca chi è la gente che tiene a queste cose e a questi valori, li conserva e tramite un procedimento di memoria porti avanti tramite una sua propria condotta personale un certo tipo di politica. Democrazia, sappiamo. Vado su un terreno più facile. Come lo vedete il mondo del lavoro voi? Io ne faccio parte, insomma, attivamente, sono un operaio metalmeccanico. Voi, dal vostro punto di vista... Noi siamo fascisti, non facciamo un cazzo. Ma dal... No. Tu mi hai capito, sicuro, ma anche lui, no? Dal palco, come vedete il mondo del lavoro? È cambiato secondo voi negli ultimi anni, in meglio o in peggio? Va sempre peggio, quindi è cambiato, ma che cambi va bene, dovrebbe cambiare in meglio, però insomma dovrebbero esserci, procede tutto, c'è il progresso in tutto, ci dovrebbe essere anche progresso per quello che riguarda il mondo del lavoro, si dovrebbe progredire in avanti, non tornare indietro, la speranza è che le cose prima o poi cambino veramente o comincino quantomeno a migliorare, questo noi speriamo come tutti quanti, direi. Beh, c'è poco da aggiungere. Poi dal palco, dai, è una visione un po' limitata, eh. Dal palco sì, si vede tanto divertimento, si vede tanta voglia, nel caso nostro, di partecipare e condividere
le cose di cui cantiamo, che purtroppo non sono invenzioni. Le vostre canzoni comunque hanno un fortissimo sfondo sociale, a me fa piacere, io vi ascolto sempre volentieri, sono qui per la festa oggi ma soprattutto anche per voi, insomma è una cosa che vi fa onore, no davvero, che vi fa onore, perché davvero mia moglie dice andiamo, no prima sentiamo il Modena City Rumble, dopo andiamo via. Ragazzi, potete lanciare un messaggio ai ragazzi giovani? Ma ai ragazzi giovani di rimanere curiosi, di scoprire, di usare soprattutto di usare la propria testa per scoprire e capire le cose. Sono d'accordo, non aggiungerei nient'altro. È il massimo quando si arriva lì, no? Allora, da Casa Cervi, Nicola la Iena Operaia con Dudu e Luca Serio. Un saluto a tutti voi e ci vedremo l'anno prossimo sperando che ci siano anche loro. Li troviamo sempre in giro, giusto? In qualche parte saremo. Okay.